Ed ecco Bugo, buon pomeriggio, bentrovato. Come state? Ciao. Bene, bene, tutto bene. Oh, ma il 2020 è stato, da un certo punto di vista, un bell'anno per te, o no? Tutti gli anni sono belli per me perché io porto fortuna. Ho Ah, sì? fatto uscire tre singoli, abbiamo lavorato tanto dal punto di vista comunicazione, le interviste, inventarci delle nuove idee promozionali. Comunque la stampa ha visto che siamo stati sul pezzo nonostante non potessi fare i concerti, che è la parte più importante del mio lavoro. Hai parlato appunto di questi tre singoli, di quest'album, insomma, devo dire che l'ultimo, quello che è uscito a dicembre, proprio da qualche giorno, diciamo così, parla un po' di, a parte il video e la canzone, dobbiamo parlare di due cose che sono interessanti per me, no? Intanto, nel video, nella versione lunga, insomma, c'è una citazione a Glenn Miller, devo dire che è davvero voluta, perché insomma, Regista, un'idea del regista quella. un'idea del regista, Moonlight Cocktail, che insomma è stata composta il giorno dopo l'attacco di Pearl Harbor, e quindi siamo intorno al 7 dicembre 1941. La canzone esce il 4 dicembre. Io ci ho trovato delle coincidenze. Questa cosa del 7 dicembre non la sapevo. Io ho dato solo l'idea del video, che volevo fare un video lungo, fatto in un certo modo. Poi, ovviamente, quando io collaboro con qualcuno, faccio molto lavoro di squadra. Ad esempio, non decido io qual è il singolo che esce, ne parlo sempre con la mia casa discografica, con i miei collaboratori, Ah, con ecco. il manager, perché amo un lavoro di squadra. Non Certo. sono mai stato un egocentrico. Quindi quei riferimenti lì ci sono anche nella mia carriera musicale, dei dischi, delle cose che sono entrate che io non è che conosco bene, perché il regista mette il suo aneddoto personale. Va bene, no? Vabbè, è bello che sia così, così almeno il lavoro diventa più ricco, no? Capisci cosa intendo? Certo, come no. Poi il regista, insomma, è Eros Manolo Galbiati, no? Ho fatto tre video con lui, tutti, sincero, mi manca, è questo. E in questo devo dire che è un film ben fatto, una bella storia, e ci piace tanto essere coinvolti, no? in questa trama di questo film, perché è un vero e proprio film. E se vi capita, anzi, andatelo a cercare, perché quando impazzirò, vi dà l'idea, che forse è normale essere pazzi e viceversa, no? Infatti, L'idea era quella, beh, la canzone tratta il tema della pazzia che può essere inteso sia dal punto di vista psichiatrico che, infatti, quando dico manicomio, che pure quello geniale, perché alla fine la pazzia è quella che fa creare anche le canzoni, l'aspetto irrazionale. Quindi, e poi c'è anche la pazzia amorosa, perché la canzone, il ritornello dice ti voglio bene, io ti avrei sposato in macchina, quindi c'è anche quello, no? Per quello che riguarda il video, l'idea mi è venuta. Perché per stare così, per legarmi anche un po' a quello che succede alla gente fuori nel mondo, ho pensato che fare un video di 8 minuti fosse un modo per dire, per rappresentare i tempi dilatati che stiamo avendo un po' tutti, che stiamo sembra che non finisce mai questa cosa della pandemia, quindi è tutto più dilatato, più lungo, c'è questa attesa lunga, quindi una canzone di 3 minuti e pochi secondi è diventata in realtà un video di 8, di 8. proprio perché, come dire, stiamo aspettando che succederà qualcosa, e quindi è quella l'idea di base, un'idea molto semplice che Rosso è riuscito a realizzarla visivamente in modo egregio, insomma, Tra secondo me. l'altro la pazzia non è negativa, perché quando si dice io impazzisco per Bugo, per esempio, no? Non è una cosa negativa, anzi, è una cosa positiva, che parla anche, no, di apprezzamento e d'amore. Folle, ma d'amore, no? No, ma infatti dipende da come. L'irrazionale dipende da come lo tratti, perché se divento ossessivo diventa malattia, e se invece, capisci cosa intendo? Certo, assolutamente sì. In quelle crisi di malati, purtroppo la pazzia esiste a livello clinico, quindi se invece la prendi come trasporto emotivo, è chiaro che anch'io sono pazzo per mio figlio, o pazzo per mia moglie, insomma, per dire, no? E quindi è bello per quello. E scusami, uscire con gli slip in piazza di domenica, che cos'è? Che pazzia è quella? Immagine, no, quella immagine, ovvio che io non me ne frego. Poi non è una canzone che scrivo, racconto per forza cose mie, io scrivo di No, 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 non parlo di te. cioè, il pazzo del paese, cos'è che fa il pazzo del paese? Ah, io l'ho presa come molta libertà, come estrema libertà, invece, pensa. Alla fine il pazzo, quello anche clinicamente che vediamo per strada, purtroppo a volte hanno dei fondi di verità, perché anche noi tutti vorremmo dire sempre tutto quello che pensiamo, vorremmo
andare, cioè, capito? Oppure comportarci nudi, andare in giro con... E quindi in questa canzone era un'immagine divertente che mi è andata ad inserire, insomma. Senti, hai anche parlato dell'altro singolo per il quale ci siamo incontrati, cioè Mi manca, no? Mi manca in questo periodo, devo dire che suona anche bene perché... L'ho fatto uscire in pieno lockdown, che era il 1º maggio, quando ho fatto il concertone a Roma. Sì. E anche lì, come questa canzone, no? Quest'anno non me la sentivo di farmi gli affari miei, quindi avevo pensato di proporre due singoli che fossero vicini alle persone. La gente mancano tante cose, chi ha alcune cose, chi ha altro, ognuno ha le sue. E così la pazzia, di quando impazzirò, stare sempre in casa, cioè non ce la fai più, quindi impazzisco a stare sempre a aspettare. Quindi mi manca, come hai detto tu, insomma, si lega molto al contemporaneo, perché non sono un artista che vive sulle nuvole, cioè mi piace stare con la gente. E mi andava di lanciare un messaggio empatico alla gente, ma alla fine anche quando impazzirò un messaggio empatico, come dire, capisco quello che stiamo provando e sono con voi, ecco, il senso poi è quello. No, bisogna dire che entrambi i due pezzi, insomma, colpiscono le persone in questo momento perché c'è chi è orientato alla nostalgia, no? Alla malinconia e c'è chi invece sta per, come dire, perdere, no? Ecco, quindi... Devo dirti che non ce l'ho fatta quest'anno a farmi gli affari miei, nel senso, far uscire un singolo che fosse slegato a quello che succede, non ce la facevo, cioè questa è la verità che ho detto ai miei collaboratori, mi sembrava anche poco rispettoso. Nei confronti degli altri, no? Della gente, insomma. Sarà tempo per fare dei video divertenti dove si salta, si va al mare. Quest'anno Sì. non me la sono sentita. No, quest'anno va così. Ma cioè, stai creando in questo periodo una fase creativa? Devo fare concerti da marzo, fin da subito, l'ho anche detto ai miei fan sui social, anche in qualche intervista, anche da alcuni telegiornali me l'hanno chiesto, ho fatto dei servizi. Sto scrivendo tanto, perché alla fine capisci che il mio lavoro è scrivere canzoni e cantarle. Non posso cantare dal vivo, almeno mi dedico a quello. Quindi ho delle canzoni nuove. E io ho invitato anche i fan o chi suona a scrivere tante canzoni e mi auguro che nel 2021 avremo dei dischi belli, perché alla fine i ragazzi anche più giovani cosa hanno potuto fare? Scrivere canzoni, visto che... E quindi io mi auguro veramente nel 2021 di sentire dei dischi meravigliosi, ma sono certo che li sentiremo, perché comunque quello che è successo ha colpito tutti e quindi qualcosa ha smosso. Le crisi sono anche dei momenti di grande movimento di energia, quindi ho scritto tanto e sono contento. Grande creatività, no? In un momento di crisi, succede, anzi deve essere così. Parlavamo di Herman, che è un mio caro amico, lui ha fatto fatica, ad esempio, mi dice che ha fatto fatica a scrivere, lì dipende dalla sensibilità di ognuno, infatti è bello anche così. Beh sì, insomma, ognuno è diverso e affronta, insomma, i problemi in maniera diversa. Chi con l'ansia, chi invece, ne approfitta del silenzio per creare, no? Qualcosa di forte. Va bene. Io, come dire, devo salutarti, Bugo, perché, insomma, con te mi piacerebbe parlare di tante cose, di arte contemporanea, anche di calcio, ma anche di tutto. Hai tantissimi interessi e quindi questo mi incita a parlare tanto di tantissimi argomenti, però rimango su Christian Bugatti, non dico nient'altro, dico semplicemente che questo è il terzo singolo e abbiamo presentato anche il video, ne aspettiamo tanti altri, tantissimi altri. Già fare tre singoli di un disco non è poco, insomma. Parlo di album interi proprio, ne aspettiamo. Album, sì, no, di album sì, io ho detto, cioè, l'ho ripetuto a te, l'ho detto già da mesi, sto scrivendo tanto. Qualche canzone mi piace, altre un po' meno, perché non è che quando scrivi sempre bello, No, no? e no. Anche umili, no? Però ci sono delle cose che mi piacciono molto, quindi spero di farvele sentire presto, se non so quando, però... Dai, dai, presto magari, perché la musica, come diciamo spesso, è sì, è bella da ascoltare, ma soprattutto è bella da condividere. E quindi la condivisione ci piace tanto. Che cosa stai leggendo in questo periodo, Christian? Leggi qualcosa di particolare? Ci vuoi consigliare? Sono un grande lettore, poi in Lo so. questi mesi ho letto tanto. Ho appena finito una. Lo so che è una brutta domanda, perché... No, anzi, qua non finiremo più, poi se non Ah, già. chiacchieriamo. Allora, ho appena finito l'autobiografia di Cruyff, che è un calciatore olandese. Sto
sto leggendo il libro di Saviano, Gridalo, sì? È molto interessante. Ti sta piacendo? Molto, sì. Ok. Sì, sono quelli che ultimamente ho. Ok, ok, perfetto. Allora, io ti auguro tante belle cose, tante belle occasioni per scrivere e ci vediamo prestissimo su Ciccio Riccio. Possiamo fare un augurio di buon anno agli ascoltatori di Ciccio Riccio? Posso farlo, allora. Allora ragazzi, dobbiamo pensiamo al 2021, il passato non c'è, pensiamo al 2021 e cerchiamo di vedere in modo costruttivo quello che succederà. Ok, grazie, grazie Bugo, buon anno, buon Natale, buon Natale, buon anno e buon tutto e a presto.